È un ricco programma quello realizzato dall'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo in ricordo delle tantissime donne vittime di violenza. Una settimana colma di appuntamenti, sancita proprio ieri presso la sala consiliare alla presenza del sindaco Salvatore Orlando, dell'assessore alle politiche sociali Daniela Demetrio e della responsabile dell'ambito territoriale sociale Daniela Campolo. Un percorso di cuori rossi di ceramica è stato tratteggiato all'interno dell'aula delle adunanze, cuori appositamente realizzati dai volontari del Centro Antiviolenze di Reggio Calabria Angela Morabito, creati non a caso in modo imperfetto, non integro, perché simbolicamente trafitti ma di colore rosso vivo, come l'amore puro e sano che dovrebbe essere. L'iniziativa promossa dal Comune di Melito Porto Salvo in sinergia con il Centro Antiviolenza Reggino è stata supportata anche dalla piccola opera Papa Giovanni e Villa Falco, i cui ospiti affetti da differenti forme di disabilità si sono cimentati nella realizzazione di segnalibro realizzati con carta riciclata e con su scritto frasi proferite proprio da alcune donne vittime di violenza. I segnalibro non a caso sono stati collocati all'interno di uno scrigno che rimarrà per tutta la settimana all'interno dell'aula consiliare, privo di lucchetto in segno di un amore senza catene. C'è necessità di un cambiamento culturale, ha detto così il sindaco Orlando in apertura. Siamo di fronte ad una mattanza, e poi il pensiero commosso e unanime nei presenti rivolto a Giulia Cecchetti e alle tantissime donne barbatamente uccise da amori malati. Abbiamo deciso, abbiamo voluto insomma contribuire attraverso l'installazione di alcuni cuori che sono stati realizzati da un'associazione di Reggio Calabria, un'associazione di volontariato denominata Arte Insieme. Sono dei cuori che riproducono, simulano la tecnica del kintsugi, che è un'arte giapponese il cui messaggio è quello della possibilità, anche nel momento in cui la vita pone di fronte a dei dolori, a dei traumi, di poter comunque fare in modo che si possa ricostruire, che non tutto sia perduto. E quindi, per quanto ci riguarda, ecco, questa tecnica un po' va a descrivere anche i percorsi che le donne all'interno del nostro centro antiviolenza fanno: il mettere insieme i cocci della propria storia, il dolore della propria storia.